Ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Red è nel suo studio e vi dice delle cose. No, sto scherzando, siamo nel mio studio però perché tra Zona Rossa e il resto veniva più comodo farlo qui. E soprattutto abbiamo detto, abbiamo un nuovo sfondo, perché non sfruttarlo ogni tanto? Diamo varietà ai video. Come avete letto dal titolo però, oggi parliamo di pulizia e manutenzione delle vostre pistole a gas da soft air. Quindi buttiamoci subito nel clou di questo incredibile video, ma prima sigla. Vi faccio giusto una premessa di 2 minuti 2, che in realtà saranno 30 secondi. Volevo ringraziare semplicemente tutti quelli che ci hanno mostrato una caterva di amore e supporto negli ultimi due video usciti settimana scorsa, quindi quello della stanza, sostanzialmente delle armi, e FAC, girato tra l'altro qui. Grazie mille, i video stanno andando veramente bene ed è grazie al vostro supporto. Ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e venirci a seguire su Instagram, perché pubblichiamo una quantità di contenuto indecente e ci date una mano a capire che cosa portarvi qui sul canale e come gestire le nostre vite private. Bene, direi che possiamo cambiare subito inquadratura e entrare nel clou di questo video. Bene, qui davanti abbiamo la mia G35 della VE, è da un po' che non l'apro, quindi adesso la andiamo a smontare e pulire. Prima però, che prodotti andremo a utilizzare? Mi sento molto in Art Attack. Allora, io uso i kit Nuprol perché sono veramente ben fatti, all'interno hanno una miriade di cazzilli che potete utilizzare e per la gente minuziosa come me sono perfetti. Al loro interno c'è questo liquidino sostanzialmente che vi permette di andare a togliere il grasso vecchio dalla pistola. Spray più importante di tutto, quello al silicone per le parti in plastica. Questi due cosini qua, di cui nessuno parla e che mancano sempre nei kit di pulizia, ovvero i grassi. Cioè, c'è una differenza tra lo spray lubrificante, come quello che vi ho fatto vedere prima, e i grassi. Questi grassi qui li utilizzate uno per le parti in plastica e l'altro per le parti in metallo. In realtà è un pochino più complicata, ma ve lo spiego mentre facciamo il video. Penultimo c'è il bearing oil, che serve per evitare che si vada ad arrugginire determinati componenti. E infine abbiamo il mastice, che non ho mai utilizzato, infatti è ancora chiuso e confido di non utilizzarlo mai. In questo video utilizzeremo il pulitore dei grassi, lo spray al silicone, i due grassi per le parti in metallo e per le parti in silicone e il pennellino. Mi dispiace se le inquadrature cambiano, ma questo affare qui si muove purtroppo. Allora, andiamo innanzitutto ad aprire la pistola. Prima cosa che dovete fare quando dovete andare a aprire una pistola a gas è ovviamente togliere il caricatore. Una volta che avete rimosso il caricatore non vi resta che andare a dividere il carrello dalla parte inferiore della pistola. Per le Glock vi basta tirare giù questi due dentini e si sfila in questa maniera. Adesso dobbiamo andare a pulire il grasso vecchio, quindi il grasso che è rimasto sul corpo della pistola. Potete vederlo un pochino qui, un pochino lì e tutto qua, soprattutto nelle giunture. Prendiamo quindi il nostro bellissimo pannettino e l'oil remover. Quindi prendiamo il nostro bellissimo pannetto e ne andiamo a mettere un pochino sopra. Una volta che ce l'abbiamo messo possiamo andare a pulire tutte le parti riempite di grasso, che in realtà ci avevamo già messo noi, della nostra pistola. Cerchiamo di togliere tutta la sporcizia anche dalla pistola, perché uno dei problemi più comuni è che, visto che non sono completamente sigillate, entri dello sporco che poi vada a intaccare, a accumularsi in determinati punti della pistola e rovinarvela col tempo. Quindi vi basta poi andare ad aprirla e pulirla per rimuoverlo, ed è una cosa che dovreste fare abbastanza frequentemente se volete prevenire le rotture. Per la parte del carrello bisogna togliere la molla, se venisse fuori sarei anche più contento. Ok, era abbastanza ostinata. Rimuoviamo la canna interna e la canna esterna e rimaniamo solamente con questo. Stessa cosa di prima, andiamo a togliere tutto lo sporco, linda e pinta. Pulite tutto, anche le parti che normalmente sono finte, come per esempio la carne esterna, perché comunque lo sporco ci va ed è bene prevenire. Ora che la pistola è pulita, ma soprattutto è smontata, l'andremo a rimontare. Rimontare però con un minimo di testa, in quanto, visto che è già aperta, andiamo ad applicare determinati lubrificanti adesso e non dopo, visto che una volta che poi è rimontata è più complicato. Per esempio partendo dal carrello prendiamo il gruppo aria, prendiamo il nostro lubrificante spray, quello che avete tutto, e mettiamo una goccia, solamente una, qui, ovvero nella parte che si apre. Poi lo smarmelliamo due volte in modo tale che l'olio si sparga per bene e siamo già a posto. Poi prendiamo il grasso per le parti in metallo e ne mettiamo un pochino in questa parte qui della pistola, dove tendenzialmente va a fare contatto con la canna esterna.
e lo andiamo a spalmare con il pennello anche nella parte davanti, se proprio volete, dove la canna va a fare contatto. Andiamo a mettere poi un pochino di grasso anche sulla canna esterna, nei punti in cui va a fare più contatto, ovvero sulla parte alta della canna e nello sportellino. Lo andiamo a spalmare per bene, non dovete rimuoverlo completamente, cioè la canna deve essere lucida di grasso, vedete? Perché così poi dopo si va a spalmare, non dovete mettercene un po' e poi dopo fanculo. Se non siete sicuri dov'è che la vostra pistola fa contatto, cioè dove i metalli si scontrano, vi basta vedere dove la vernice sta venendo leggermente via, vedete? Per esempio qui e anche qui. Una volta che avete fatto questa cosa potete andare a reinserire la TioPap e potete andare a rimettere dentro anche la canna esterna. E così siamo pseudo a posto. Prima di proseguire andiamo ad mettere un po' di grasso nelle guide, queste guide qua, dove normalmente ci sono gli scontri, anche nella parte alta, vedete? Così. E così, proprio una bisciolina, non dovete metterne tanto, abbastanza però perché la pistola scorra senza problemi. Se c'è un minimo di sporco, questo non va da graffiare o grattare. Facciamo la stessa cosa anche nella parte posteriore. Un bel po' di grasso nelle guide. Non mettetelo ovviamente nel gruppo aria, perché questo è grasso fatto apposta per il metallo e con la plastica non va bene, perché la sera va a mangiare. Infatti qui state attenti, pulitelo bene, spalmatelo in modo tale che non ci finisca dentro. Per quanto riguarda la molla, io preferisco metterci questo grasso qui che è fatto per le plastiche, perché ci sono alcuni componenti in plastica ed è meglio. Una cosa che non vi ho detto e che vi dico mentre vado a immarmellare la molla è che sarebbe opportuno, soprattutto all'inizio appena avete comprato la pistola, pulirla spesso, perché appena cominciate a sparare con una pistola questa va a perdere molta della verniciatura nei punti dove c'è più contatto, il che porta ad avere molto più sporco rispetto a una pistola che spara già da magari 6 mesi, 4 mesi. Quindi all'inizio vi conviene pulirla spesso, perché molta di questa vernice si trasforma in sporco, poi rimane all'interno della pistola e può andare a dare piccoli problemi, niente di eclatante. Abbiamo ingrassato anche la molla, la andiamo a reinserire. Abbiamo pulito e ingrassato il carrello, lo andiamo a mettere un attimino da parte, perché adesso tocca alla parte inferiore della pistola. Questa parte è molto più semplice in quanto è sostanzialmente tutto metallo, ci basta quindi andare a prendere il nostro bellissimo grasso e andarlo a dare in tutte le parti che tendenzialmente vanno a fare contatto, quindi le guide e questa parte qui sopra. Poi dopo col pennello lo andiamo a spargere per bene. In tutti i punti dove vedete viene via la verniciatura. Quello significa che la pistola li tocca ed è opportuno che sia bella ingrassata. Andate a spalmare. Controllate ovviamente che sia pulita, che non ci siano parti che non fanno il loro lavoro. Qua gliene potevamo mettere anche un pochino di più. Anche qui. Ah, non abbiate paura se è bella lucida di grasso. È opportuno che sia così, in quanto poi si va ad asciugare e non va a dare nessun tipo di problema. Non mettete ce n'è 200 kg, ma neanche giusto uno sputo, altrimenti non vi serve a niente. Ok, una volta che abbiamo ingrassato anche questo, possiamo andare a prendere il nostro carrello e andare a chiudere il tutto. Come vedete la pistola si chiude, io personalmente preferisco fargli fare 2 o 3 scarrellate per controllare che la pistola funzioni come deve. Ok, soprattutto perché così il grasso si spalma in maniera uniforme anche all'interno e i componenti, combaciando gli uni con gli altri, si ingrassano appunto a vicenda. Come detto, una volta che l'avete chiusa potete provare a scarrellarla un paio di volte, controllate ovviamente che tutti i componenti siano al loro posto e poi, se volete proprio fare una cosa perfetta, potete prendere un gas, io consiglio soprattutto il Nuprol, che è abbastanza carico di silicone, e andare a caricare il caricatore appunto. Ah, per quanto riguarda i caricatori, se proprio volete, sarebbe meglio utilizzare gli spray, ma io ho visto che ho questo qui, potete prendere il lubrificante al silicone e dargliene giusto una goccia in quella parte lì. Lo andate a inserire e poi vediamo se spara. Io miro in alto, ovviamente la pistola è scarica perché l'ho aperta e il caricatore è vuoto. Direi che spara, il che significa che la pistola è a posto davvero. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, era da un po' che mi chiedevate come fare manutenzione appunto alle vostre pistole a gas. Ecco la risposta, spero di essere stato abbastanza esaustivo. Vi ricordo che questi kit di pulizia della Nuprol sono linkati in descrizione, li vende il Monopoly Software Shop, sempre link in descrizione, vi consiglio di farci un salto. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo sabato prossimo con una nuova incredibile recensione. Stay angry.